Buongiorno. Buongiorno bimbi. Siamo a Novello. A Novello. Zona delle Langhe. Delle Langhe. Stamattina e oggi facciamo un giro nelle Langhe. Nelle Langhe, più copertina, coperta, però vedi, pedalando si scalda. Fagli vedere la chicca che è arrivata questa mattina vicino a noi. Una macchina, la Bui, la Century, non oso immaginare quanti anni ha. No, già è vero che non posso. Arrivando a Novello, partenza e arrivo io oggi nelle Langhe. Ecco, arrivati Lasco. Oggi abbiamo fatto un giro più breve, per modo di dire, 40 chilometri, però, solo 40 chilometri, salite. Per poter andare a fare una degustazione in cantina, perché le cantine qua, sappiatelo, che sono aperte solo da lunedì a venerdì. Alcune ho visto anche sabato mattina, però di meno, perché adesso anche per il rivendemmia, perciò... Ah, ecco, per cui sono presi. Un paio ci hanno detto di no, perché sono prese, vabbè. E niente, quindi adesso è venerdì, quindi era l'ultima chance di... Okay. Questo sarebbe lo stile di degustare. Comunque si parte con un'ascetta. Nel senso, visto gli altri è... Questo invece... Quindi è un silenzio, ah, meno male. Il verduno pela verde. Famosissimo. Cioè non è famosissimo, è però, però lo fanno praticamente solo in questo paese. E pochi vignaioli. Ed è abbastanza particolare.
speziato, ha detto. 14 gradi. La sommelier, 14 gradi. Non si direbbe. 14 gradi ben nascosti. Questo è il dolcetto, dolcetto d'alba. Andiamo poi i più grossi. Buono, ma ci è piaciuto di più il pelaverga. Brava, fai finta di capirci qualcosa. Qua c'è un nebbiolo d'alba e prima invece c'era un nebbiolo e basta. Comunque non si poteva non concludere con il Barolo numero 1. Costo 35 euro la bottiglia. Affinato 36 mesi in botte. È roba, ragazzi. Allora, la degustazione non ce l'ha fatta pagare, però in compenso ti abbiamo lasciato giù mezza pensione. Oh, no, vero? Insomma, gli abbiamo lasciato giù a sufficienza per farci regalare la degustazione, ecco. E pure il cavatappi ci hanno regalato. Insomma, questo qua va in giro come si faceva una volta. Oggi niente bici, no? Oggi turisti, basta. Turisti fai da te. Basta bici, basta, sali scendi. Oggi turisti perché le gambe sono un po' ballate, non siamo abituati a quei strappi di su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. No, perché poi con la bici non vedi niente, alla fine devi sempre andare avanti, non riesci mai a fermarti nei posti. È vero, perché sei condizionato dal giro che devi fare. Visto che si fa sempre giri all'anello, giornate sono corte, sei sempre un po' tirato. Abbiamo deciso di andare in giro in macchina come fanno tutte le persone normali. Ok, oggi diventiamo normali, domani nevica.
guarda, ne vedi. Il male del mondo moderno, che la gente cerca sempre di parcheggiare il più vicino possibile e dopo spende i soldi per andare in palestra. Esatto. Invece se tu parcheggi un po' più lontano ti fai due passi, esatto, fai spartisci il prato, esatto, e risparmi i soldi alla palestra, esatto. Non è che ci vuole tanto. Allora, a costo di dire qualcosa di molto impopolare che si attirerà delle enormi critiche, quando arriveremo a questo punto vendo il furgone, vendiamo il Lasco. E vedere questo effetto di ammassamento di camper e furgone mi fa venire... No, l'angoscia. L'ansia. A me mi fa venire l'angoscia. Sì, il concetto è quello, che siamo un po' spiriti liberi, dai. Sì. No, ma detto così, cioè sembra che ce la vogliamo tirare, no, quando no, ci no, siamo no, spiriti liberi. No, assolutamente, assolutamente, abbiamo i nostri visti. Cioè, spiriti, siamo semplicemente, siamo orsi, ecco. Ecco, mettiamola così. Barbera appena acquistato, e lo so che non è un bicchiere ideale per un vino nobile dei 14 gradi, però... Vabbè, ma chi se ne frega, l'importante è che sia un bicchiere ampio in modo che scaturiscano i profumi. Comunque stasera andiamo a formaggi tipici di capra. Capra, come si dice bergamasco. E di tutto, di capra, mucca... Ai tre latti. Bersini. Bersini tipici. Sì. Ah. Buon appetito. Non si dice buon appetito. Buona cena. È maleducazione. Non si poteva non concludere. Stai coprendo con le mani. Lo so. Con una crema.
allora qui la chiamano confettura fondente di nocciole. Ingredienti: 70% nocciola tonda gentile trilobata, 15% cacao amaro, zucchero di canna grezzo. Punto. Ciao Nutella! Ciao Nutella! Il paradiso può attendere. Allora, diciamo solo una cosa, che la crema Novi, che è penso la migliore crema di nocciole che esiste in commercio, ha il 45% di nocciole, questo è il 70%. Di nocciole è più con i grissini originali, esatto, che pucciamo, sì, dentro. Ma è meglio mangiarla col cucchiaino. Ragazzi, dimenticavo, oggi è il primo anno che il dell'asco, perciò lo festeggiamo, cioè mangiamo noi. Ma non è oggi. E vabbè, che è? Era 10 giorni fa.